Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in Via Emilia 109. È stato un post di Facebook pubblicato questo pomeriggio dal segretario cittadino del Partito Democratico, Alessandra Bazzardi, a suscitare l'indignazione di Carlo Barbieri, ex primo cittadino candidato al prossimo ballottaggio bis contro Pierezio Ghezzi. Il segretario del PD scrive che il candidato Ghezzi non avrà alcuna sede elettorale per rispetto della gente che fa fatica ad andare avanti e per dimostrare che la politica non spreca, riporta Barbieri. Ma il voto di domenica 29 gennaio, voluto grazie ai suoi ricorsi, costerà i vogheresi oltre 200.000 euro, per non parlare del commissariamento voluto da Ghezzi, che ha creato danni incalcolabili che pagano sempre i vogheresi, oltre ad aver trasformato la città in una discarica. Nel post messo sotto accusa dal candidato di centrodestra, veniva specificato che per questa tornata elettorale il PD ha deciso di non spendere soldi per l'istituzione di un comitato elettorale, scegliendo come punto di riferimento per i cittadini che vorranno interagire con il candidato sindaco la sede vogherese del partito, in via De Pretis 16, una scelta che Carlo Barbieri non ha tardato a definire ipocrita.